italiano, vota la trippa! Via Sugo! Ma io il consiglio comunale deve partire un segnale chiaro, deciso, di piena solidarietà ai lavoratori di Mediacon e a tutto il mondo dei lavoratori. Lavoratori! Ecco, però bisogna fare chiarezza in questo consiglio comunale e dire le cose come sono andate almeno fino adesso. Bisogna dire con chiarezza che gli indiani hanno rappresentato per il nostro territorio la più grossa truffa che abbia mai conosciuto. Perché da questo consiglio comunale qualche anno fa lo dissi che gli indiani rappresentavano una grossa truffa e si sono rivelati la più grossa truffa di questo territorio. Rappresenta senz'altro un'altra truffa, perché nessuna cordata di imprenditori seri affiderebbe di farsi rappresentare da un truffatore, da un truffatore, da un truffatore, da un truffatore. Vanno rispolverati al Ministero i vecchi piani industriali presentati dagli altri possibili acquirenti. Dobbiamo costringere gli indiani a prendere in considerazione offerte serie. 40 milioni di euro. Offerte serie. E siamo qui per questo. Piani industriali seri che vanno verso il rilancio della Mediacon. Ecco, dobbiamo dirlo a chiare lettere, non dobbiamo aver paura di denunce, di cose, eccetera. Dobbiamo dire che gli indiani hanno rappresentato una truffa. Non dobbiamo aver paura di denunce, di cose, eccetera. 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 Da un truffatore. E siamo qui per questo. Da un truffatore. E siamo qui per questo. Perché dobbiamo dire le cose come stanno. E siamo qui per questo. Questa ipotesi industriale non va dato nessun credito. Rappresenta un'altra truffa. E siamo qui per questo. Per questo il Consiglio Comunale, prima dobbiamo dare un messaggio chiaro. Lavoratori! Chiediamo di non essere presi in giro un'altra volta. Che siamo stufi delle truffe.